Eccoci qui con un nuovo video. Ho sempre sognato avere un cagnolino e credo proprio che nella mia vita, cioè, succederà che io ce l'avrò. Però questo ancora non è il momento adatto, ma guardate qui con chi sono. Cioè, ho un cagnolino virtuale, ovviamente, di cui me ne prenderò cura. Sarò una sorta di veterinaria che avrà tantissimi cani, tutti per sé. Quindi ora andiamo ad adottare questo nuovo cagnolino. Ovviamente dobbiamo scegliere il nome e io sceglierò un nome forse un po' banale, però a me è sempre piaciuto. Lo chiamerò Lilly. Cioè, in realtà non so se è maschio o femmina, però vabbè, io la chiamerò Lilly. E voi amici, scrivetemi nei commenti se avete un cane e quanti anni ha. Ed ecco qui, ora dobbiamo scegliere la sua cuccia. È un po' difficile perché ce ne sono davvero tante, però devo dire che mi piace di più il rosso. Ecco qui, questo non so chi sia. Ehi, dove stai andando? Il cagnolino è il mio. Ricevuto il suo primo cagnolino. Guardate, li sta facendo anche la festa. Beh, sicuramente quando io prenderò un cagnolino farò una super festa. Beh, lo sapete io come sono fatta. Eccomi qui. Ora è arrivato il momento di fare il primo bagnetto a Lilly, perché è super importante, anche i cagnolini devono lavarsi. Ecco qui, facciamo un bel bagnetto. E ora spruzziamo dell'acqua per lavare Lilly. Speriamo che rimanga, cioè, così piccola, anche se non è tanto piccola. Però io spero che rimanga così, perché quando sono piccoli piccoli sono sempre più teneri. Ora vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Ok, dobbiamo bloccare al P3. In pratica ci danno dei croccantini. E ora spero che il nostro cagnolino debba mangiare. Non lo so, vediamo un po' che cosa succede. Ora dobbiamo andare avanti e tipo correre, perché i cani, come sapete, hanno bisogno di fare delle super passeggiate. Oh no, credo di aver combinato un disastro. Non dovevo rompere i vasi, vabbè. Tranquilli, tanto mi vorranno sempre bene. Ora corriamo, saltiamo e dobbiamo prendere tutti i croccantini. Devo dire che i miei padroncini di casa hanno una casa gigante. E guardate, è veramente grande grande. Hanno non so quante stanze. Ovviamente in alcune stanze io non posso entrare, perché ho visto che sono sbarrate. Però voglio vedere ora dove arriverò. Ok, ecco qui. Questa qui sarà la stanza dei miei padroncini. E in pratica io ho la cuccia all'interno. Ed eccomi qui nella mia cuccia. E ora devo scegliere tra tre carte. Non so che cosa vogliono da me, però quella centrale è quella più banale, quindi non la sceglierò. Sceglierò quella a sinistra. Vediamo cosa esce. Ok, ho vinto un accessorio, ovvero un cappellino da cagnolino. In realtà, come sapete, io qui sulla mia scrivania dove registro ho un cagnolino. E devo dire che assomiglia a Lilly del nostro gioco. Ecco qui, vediamo ora come sta Lilly con il super cappellino. Non ci credo! C'è un ladro che sta entrando in casa! Devo assolutamente salvare e avvisare i miei padroni di casa. Ok, Lilly, vai. Devi far capire che non si entra a rubare a casa degli altri. Devi far capire che non si entra a rubare a casa degli altri senza il loro permesso. Ok, devo muovermi. Non ho idea di dove si sia nascosto. Ma dove starà? Ok, vediamo un po' dove si è nascosto. Forse è entrato da qui. Ok, vediamo se si trova in questa stanza. Devo dire che il ladro si è nascosto davvero bene ed è assolutamente difficile trovarlo. Ma io Lilly la troverò. Ok, qui non c'è nessuno, non mi fa entrare. Ok, ho sempre un problema con la visuale dei giochi. Cioè, non ci posso fare niente. Devo uscire. Ok, qui ora il vetro è chiuso. Ma cosa sta succedendo? Ah no, ok, ecco, posso uscire da qui. Ma dove si sarà cacciato il ladro? Ehi, ma perché non mi fa più uscire? Non ci credo, io sono entrata da qui. No ragazzi, e ora? Vabbè, forse devo andare dritto e devo carlo in altre stanze. Ma non ho idea di dove si sia nascosto. Qui in cucina non c'è nessuno. Proviamo qui
nel salone, vediamo. Qui non c'è, ok. Proverò di nuovo ad uscire e a cercarlo fuori. Magari si è nascosto da qualche parte. Eccolo, eccolo, l'ho trovato. Vieni qua, vieni qua. E vai, ho salvato i miei padroncini da questo brutto e cattivo ladro. E a voi amici, sono mai entrati i ladri in casa? Spero di no, perché è davvero brutto e non lo auguro a nessuno. Ora spero che vada in carcere, perché non si fanno queste cose. Ok, andiamo avanti, vediamo che cosa succede. Devo essere sincera, sono davvero molto molto brava. Cioè, guardate quante cose che sto facendo. No, non ci credo. È arrivata anche un super cagnolino. Forse mi sono innamorata. Sì, cioè, in realtà forse inizio a pensare che dovevo scegliere un nome maschile. Vabbè, sto facendo un po' di confusione. Ma adesso devo impegnarmi e devo far colpo sulla super cagnolina. Ok, vai, esercitati. Devi essere bravissimo. Ora devo saltare anche gli ostacoli. Ok, vediamo. No, ho sbagliato. Ok, devo saltare un po' dopo. Ok. No. Mi sono fatta male. No, non ci credo. La mia cagnolina è andata via. Oh no, ho perso questa occasione. Cioè, avete presente quando ti piace qualcuno, ti invita a cena o da qualche altra parte, tipo al McDonald's, e tu fai una figuraccia? Beh, presente, l'ho appena fatta con la cagnolina. Spero di poter recuperare, vediamo un po' che cosa succederà. Scelgo questa carta di destra. Ok, un bel super cappellino rosa. Ora è il momento di giocare a football. Ok, devo cercare di fare gol. E vado! Nice! Vinto! Cioè, nel senso, ho fatto un punto. Vediamo se riesco a farne altri. Vado. Vabbè. Ma questo qui che gioca e fa il portiere è un pochetto scarso, Cioè, io non ho mai giocato a football. Oh no, questa volta l'ha parata. Vabbè, vado, mi impegno. E ora, ok, sono a 5 gol. Devo farne il più possibile. Ora ne siamo a 6 o 4. No, ok, devo farne 5 di gol. E ora ne ho fatte 4. Ecco qui, livello completato. Se questo gioco vi sta piacendo e se sognate di avere un cagnolino, mi raccomando, lasciate tanti like sotto a questo video, perché voglio sapere cosa ne pensate di questo gioco. Ora collezioniamo un po' di monete, che in realtà in questo gioco sono tipo croccantini. Wow, ho fatto un per 5, che è difficilissimo. Cioè, devi avere una sorta di precisione con questo ditino qui. E ora andiamo avanti. Allora, mi ispira, c'è una nuova modalità, Super Dog. Voglio provarla, cioè voglio vedere se me la fa fare. Oh, ok, che cosa sta succedendo? Ragazzi, mi sono trasformata in un cane supereroi. Ok, voglio vedere questo qui come lo faccio secco. Wow! Oh no, mi stanno sparando! Onda energetica! Sì, ora sono diventata Dragon Ball, vabbè. Ok, ragazzi, cioè, wow, ma come sono arrivata fino a qui? Cioè, spero di ritornare poi a essere un cagnolino normale, perché davvero non so che cosa fare. Ok, vado in questo punto qui, vediamo che cosa succede. Ok, niente, devo guardare per forza la pubblicità per riuscire a giocare. Ora, ehi, prendi questo. Perché non mira? Perché non miri? No, ragazzi, si è bloccato. No, non ci credo. Oh, vabbè, ok, sono morta. Vabbè, è stata una bella esperienza, però non sono molto brava nell'essere un cane supereroe, quindi torniamo alla vita reale. Ecco qui, è arrivato il momento di vestire un po' alla moda il nostro cagnolino. Allora, io dico, oh mamma mia, questi occhiali sono veramente brutti, cioè, guardate. Però, devo essere sincera, se entra di nuovo un ladro in casa, questi occhiali faranno tipo sembrare che io sto guardando da una parte. Cioè, guardate, io tipo, ora guardo di là, ma sembra che comunque vi sto guardando.
in teoria. Vabbè, lasciamo stare. Vediamo che altri occhiali ci sono. Questi sono brutti. Questi sono da supereroe. Questi sono davvero alla moda. Vediamo un po'. Vabbè, sapete cosa vi dico? Sceglierò questi occhiali qui. Costano 800. No, ma non ci credo, non ce la faccio. Posso comprare soltanto questi un po' brutti. Vabbè, prenderò questi ma rosa. Poi guardate, ci sono tantissimi collari. Ok, c'è tipo rosa. C'è questo qui. Vabbè, prenderò questo qui. E ora torniamo alla vita normale. Mi segnala che c'è di nuovo un ladro in casa. Devo trovarlo, ma forse questa volta ha raggiunto i piani di sopra. Quindi devo trovarlo. Vediamo un po' dove si è nascosto. Forse da questo lato. Qui non c'è. Strano però, non ho idea di dove si sia cacciato. È un po' difficile trovarlo. Anche perché, cioè, non riesco a capire se il mio cane, oltre a saltare, tipo corre. Vediamo se sta da questo lato. No, non c'è. Quindi forse si è nascosto giù. Oh no, devo scendere. Eccolo, eccolo. Ragazzi, l'ho trovato, l'ho trovato. Ok, vado. Devo correre, corri cane, corri. No. Ehi, io non le voglio rifare le scale. Vieni qua. Devo dire che questa volta è stata molto più faticosa della prima. Ma si può sapere perché entrano sempre i ladri in casa? Per fortuna ce l'ho fatta. Scegliamo questa volta la carta centrale e ho ottenuto delle scarpette. Vabbè, possono essere sempre utili. È arrivato il momento di riprovarci e avere una storia con la cagnolina. Questa volta ho anche le scarpette super carine. Non posso perdere. Ok, mi devo concentrare. Ok, perfetto. Non saltare quando non te lo dico. Ma si può sapere perché sa... Ragazzi, cioè, io gli dico di saltare in un momento ben specifico e lei non salta. No, niente. No, resterò per sempre da sola. Oh, no, non ci credo. Vi giuro però, ogni volta che cliccavo succedeva qualcosa, non è colpa mia. Vabbè, rimarremo da soli, sempre io e te. Questo gioco sembrava più semplice, in realtà non è difficile. In realtà non è poi così tanto semplice di imparare a saltare. Ok, ecco, dovevo fare per prima cosa questo livello qui. Good. Perché almeno mi allenavo a saltare. Però vi giuro che io volevo riuscire a saltare prima per conquistare la cagnolina, ma non ce l'ho fatta. Riproviamoci. Ah no, ok. Giriamo la ruota, vediamo che cosa succede. E perfetto. Ok, ora abbiamo già più croccantini. Ecco qui che ci possiamo comprare qualcosa di nuovo. Qualche accessorio nuovo, vediamo. Non ci credo, è ritornato il momento del supereroe. Vediamo se siamo più bravi. Allora, dobbiamo prendere la mira. Ma devo capire come si prende. Ah, ok ragazzi, ho capito. Ora sono bravissima, guardate qua. Ok, vado e sparo. Sparo! Woohoo! Guardate la macchina, ora ha perso. Ora andrò a salvare i miei amici super colorati. Ma mi devo guardare attorno prima che arrivi qualcun altro. Ah, ok, questi sono dei nuovi travestimenti. Ma devo dire che il travestimento semplice mi piace. Ok, super corsa ora. No, no, mi sono sprecata una cosa che potevo fare. Non ci credo, ho perso. Vabbè, amici, devo dire che ci rinuncio. Questo gioco è divertente, però guardate, quando devo essere un cane supereroe sono un disastro. Quindi amici, noi ci rivediamo domani in un prossimo video. E credo proprio che sia meglio ad andare a comprare un cane qui nella vita reale. Chiederò al mio Robby se me lo vuole comprare. E noi ci rivediamo domani in un prossimo video.